L'operazione che vi presentiamo oggi fondamentalmente ha portato all'arresto di 5 persone, 5 cittadini di origine rumena, che avevano fondamentalmente dei vantaggi. Quello di evitare che costoro potessero essere sorpresi dagli eventi soggetti agivano attraverso un'attività di sopralluogo. Verificavano quelli perché le caldaie permettevano una volta rivendute nel mercato nero, quindi una volta rivendute alcuni dettagli d'operazione. Io passerei la parola al tenente Papale, che è il comandante del nucleo operativo dei mobili dell'Aquila. Proprio in occasione del fatto che poco prima mi accennava il maggiore, per mezzo di una corda che poi si è rivelata in idonea allo scopo. Ecco, le dinamiche che poi seguivano a questi furti erano queste, sostanzialmente con situazioni anche da parte degli addetti ai lavori che si trovano. Dove le informazioni ci arrivano per mezzo della centrale operativa, per questo io approfitto di questa sede per riuscivano a prendere le caldaie e a rivendere al mercato nero. In questo momento noi montiamo prossimamente abbiamo accertato 24 furti, la maggior parte dei quali all'interno di abitazioni, di case ristrutturate ma non ancora occupate dai legittimi proprietari. Questo non è un fatto casuale, nel senso che noi abbiamo accertato che la scelta era fondamentalmente preordinata a un sopralluogo fatto da queste 5 persone arrestate. Questo perché? Perché la casa non ristrutturata, non ancora abitata, permetteva loro di non essere sorpresi dall'eventuale rientro dei proprietari. E tra l'altro le abitazioni che sono state depredate erano tutte nel centro storico e all'interno di zone ancora non abitate. Questo consentiva loro di entrare all'interno delle abitazioni in maniera quasi indisturbata, operare all'interno e poi permettere al mezzo che recupera la refurtiva di arrivare e di lasciare il posto in 2-3 minuti. Massimo. Si può parlare di una vera e propria organizzazione? Sì, di fatto sì, nel senso che noi abbiamo anche visto attraverso i continui servizi di osservazione e pedinamento che uno dei due soggetti era come se impartisse ordine nei confronti degli altri, coordinava un po' le attività degli altri e questo l'abbiamo potuto accertare grazie all'attività tecnica fatta sui telefoni. Da settembre c'aveva il mare tutti i giorni. Fondamentalmente dei vantaggi. Quello di evitare che. L'informazione che ritengo utile dare è quella di un invito alla cittadinanza a collaborare nel maggior modo possibile, nel senso che più informazioni arrivano, vengono veicolate verso di noi attraverso la centrale operativa, meglio sarà l'attività di analisi che facciamo e quindi migliore ed efficace sarà lo strumento preventivo, l'attività preventiva posta in essere.